Ciao a tutti, sono sempre io, Tony Montana 4047 e oggi faccio questo video perché ci avviciniamo alle vacanze, molti di voi sono andati in vacanza, ma adesso che siamo verso agosto, siamo alle porte di agosto, voglio trattare un tema molto importante, ovvero l'abbandono degli animali, che sia, beh, che siano cani, che siano gatti. E io, come sapete, ho il mio cagnone che è Gaia, l'avete già visto in qualche video. È molto allegra, simpatica e praticamente per una vacanza non penserei mai di abbandonarla. Quindi il video che faccio oggi per, diciamo, sensibilizzarvi a questo problema. Sicuramente tantissimi di voi lo sapranno già e sicuramente avranno un buon cuore da non abbandonare un animale in questa stagione. Quindi io vi chiedo. Ci sono tante soluzioni, ci sono molte spiagge che possono, cui possono avere accesso anche gli animali, i nostri amici a quattro zampe. E quindi ci sono tante soluzioni, non è più come 20-30 anni fa che se non lo davi, non mettevi in una pensione non potevi andare in vacanza, quindi diciamo così, l'abbandono dell'animale era molto più frequente. Adesso ci sono tante strutture in più. Volendo, se uno proprio non vuole portarselo al mare, si potrebbe chiedere a un amico, un parente, oppure anche a dei rifugi che per 10, 15, 20 giorni, anche un mese te lo possono tenere il cane. Ci sono tante cose che si possono scegliere per non abbandonare un cane, anche perché comunque se uno fosse strettamente obbligato, tipo non so, io ho una megavilla, ho un alano, vado in un monolocale, ovviamente non si può tenere un cane in una certa stazza, in una casa così piccola. E allora vedo quel povero padrone che purtroppo deve, diciamo che deve abbandonare l'animale, però comunque lo deve fare in maniera sensibile, ovvero non è che lo va a abbandonare per strada. Piuttosto chiede rifugi, cioè chiede aiuto ai rifugi tipo, scusate le zanzare, tipo quelli dell'EMPA oppure ai canili per comunque. Cioè il mio messaggio è, perché poi siamo sinceri, un animale in una strada è pericoloso non solo per lui, ma anche per gli altri che guidano, soprattutto adesso che ci sono poi i grandi esodi, quindi ci saranno questi grandi spostamenti, no? Ci sono tantissimi incidenti provocati dai cani abbandonati, quindi io voglio sensibilizzare questa cosa, sicuramente come ho già detto e ripetuto, il 99% di voi sanno già com'è che funziona questo tema, ci sono tante soluzioni anche ai problemi, insomma, anche perché poi loro ci amano in maniera incondizionata. Se diciamo che emotivamente sono meglio di noi. Scusate la voce, ma un po' di mal di gola. Lo so, fa caldo però. Tony si è beccato mal di gola anche mentre fa caldo. Ci sono tante soluzioni. Loro soffrono. Non sono dei peluche che quando uno si stufa di averlo lì, boh, lo vado a buttare. Insomma, sensibilizzarvi. Se proprio non potete fare a meno di tenerlo in vostra casa perché avete qualche problema come quello che ho menzionato prima, che dovete cambiare casa, allora dovete comunque rivolgervi a dei rifugi o comunque a dei canili che possono poi ospitare il vostro amico. Come ripeto, non sono dei giocattoli, loro sono molto sensibili e non abbandoniamoli per favore, dai ragazzi, io sono sicuro che tutti voi non abbandonerebbero mai un animale. Quindi, comunque questo video è indirizzato anche a chi, non so, deve partire per le vacanze e non sa come fare. Vi dico, ci sono tante soluzioni a questo problema. Come ho già ripetuto, ci sono delle spiagge dove si possono portare i cani, tantissimi hotel, dove vedete, non è più come tanti anni fa. E quindi ragazzi, sta a voi a non abbandonare questi poveri animali. Chiamiamo la nostra mascotte, va? Gaia, vieni qui, vieni a salutare. Gaia, vieni, dai, tatona. Non abbandonateli perché loro ci vogliono un bene infinito, come se fossero dei figli. Io ecco, proprio quello che volevo anche dirvi, quando voi decidete di adottare un cane, non è un giocattolo, dovete pensare che sia come un vostro figlio. Poi cosa fate? Se voi non potete più occuparvene, lo abbandonate? Dovete essere più sensibili, vedete? È una morticchiona, però è bravo, io gli voglio tanto bene. Ragazzi, mi raccomando, quest'estate non abbandonate i vostri animali. Alla prossima, ciao!